Beh, sicuramente quest'anno abbiamo iniziato il campionato vedendo che il nostro girone, quello A, è veramente molto tosto. Basta vedere i punti che dividono le prime squadre, sono racchiusi in una prima manciata di punti in poche partite. E il livello è salito sicuramente e le partite adesso, quelle che erano anche forse un po' scontate, scontate non le sono più. Il mercato estivo ha portato qualche novità nei gironi, sono molto più conscio delle novità del nostro girone, ovviamente, perché mi sono interessato di più. Tutte queste novità hanno portato appunto un campionato un po' più spumeggiante. Sì, abbiamo cambiato straniero subito dopo un paio di partite del campionato. Il nostro ex straniero non rientrava più nei piani del gioco della società, per cui abbiamo preso Udovicic, che è un buon giocatore, che si allena già con noi da diverso tempo, già un anno, aspettavamo soltanto i documenti. È stato tutto un po' più veloce del previsto, perché ha cominciato a giocare da straniero, ha già gli automatismi nostri della nostra società, dei nostri allenamenti, delle nostre partite in squadra, si trova molto bene. Per quanto riguarda invece le aspettative che abbiamo noi quest'anno, è sicuramente di confermarsi come punto di forza della Serie A del Girone Nord e poi cercare finalmente di andare nelle semifinali di Scudetto, quello che ormai manca da troppo tempo. È stato un infortunio che mi ha portato via forza ed energia, soprattutto psicologica. Mi sono rotto il crociato, il piatto tibiale, quindi una riabilitazione molto lunga, da stare attenti anche molto cauti nel rientro, perché io premevo per tornare anzitempo, probabilmente anche vanificando qualche cosa di buono fatto, però ora sto molto bene. Già l'altro anno sono tornato sul campo per l'ultima partita del campionato disputata a Chieti. Fisicamente sto bene, sono migliorato da molti punti di vista fisici, le più partite ho nelle gambe meglio posso rendere come condizione in partita, come condizione di minutaggio e presenza, e giocare da titolare sicuramente aiuta, è sicuramente un'emozione per me tornare a giocare in Serie A dopo una stagione e vestire la maglia della nazionale di nuovo. È sicuramente un onore essere stato scelto per vestire i colori della nazionale italiana. Credo che la convocazione in azzurro sia una delle più alte gioie che può avere un giocatore nella sua carriera professionistica, durante la sua carriera, appunto. Quindi credo che sia un onore e anche un obbligo a darci, perché devo rispettare e sicuramente ringraziare il tecnico che mi ha scelto. Un saluto a tutti, agli spettatori delle Panorama TV, un abbraccio, forza Trieste!